tutti per Android.it, questa è la video recensione di Need for Speed Most Wanted, manca ancora pochissimo al completamento del download e vediamo cosa ci propone l'applicazione. Comunque, in questo momento lo state vedendo in azione, tra l'altro su uno schermo Super AMOLED HD, quindi possiamo veramente cogliere i dettagli. Dopo i due giri di benvenuto, ecco la schermata che ci dice che il circuito di benvenuto è stato completato. Possiamo, a quanto pare, ripeterlo o spuntarlo per andare successivi. Sfido i tuoi amici per diventare Most Wanted. Vuoi accedere a Origin? Origin è il social network creato da Electronic Arts per la condivisione dei punteggi. Ci chiede il nostro indirizzo email. Una volta inserita la mail, dovete inserire una password, conferma e poi la vostra età, accetta le condizioni, eccetera. Mettiamo anche questa parte dedicata agli amici. Allora, possiamo accedere e invitare gli amici tramite Facebook, tramite Google Mail, tramite la rubrica contatti. Fa un po' confusione vedere l'icona di iOS, tramite persino anche SMS. Vediamo un pochino gli aggiornamenti e anche la parte inviti, se ne abbiamo ricevuto qualcuno. All'apertura vediamo gli obiettivi e l'importo in dollari guadagnato per ciascuno. La polizia ci ha preso, a quanto pare. Sentite sullo sfondo walkie talkie, frequenze ufficiali su 7, perché ho sempre preferito gli schermi grandi, nonostante comunque l'esperienza qui sia, diciamo, per il momento. Vedete, ci sono questi ridicoli ostacoli, più avanti ci saranno anche filo spinato per strada, eccetera, e progressivamente anche macchine migliori. Rispetto al precedente Need for Speed, ho visto che non posso scegliere di iniziare con la carriera da poliziotto piuttosto che da delinquente. A quanto pare si è vincolati a iniziare solo con quella da fuggitivi, dopotutto, e finalmente siamo arrivati dove volevo. Questa è la mappa dei percorsi su cui dovremo muoverci. Assomiglia, almeno geograficamente, alla parte sud dell'Inghilterra. In alto possiamo accedere al nostro profilo con il nostro nome, la parte di Origin che abbiamo visto. The Garage con le macchine già sbloccate o sbloccabili con il relativo costo.
non posso comprare proprio nulla. Là, con gli eventi, senza ombra di dubbio, riuscirò a vedere anche queste macchine da 320.000 nascoste. Questa piccola freccia che mi mostra, me ne mostra ancora, e ancora qui posso almeno vedere la marca e il modello, anche se nascosti. O ancora in alto, filtrarle per tipo di classe. Passiamo a info pilota, vediamo ancora una sorta di profilo e riepilogo per la parte gara. La quarta, vediamo un secondo la parte negozio. Per Electronic Arts previsto anche questa funzione in Android. Possiamo acquistare pacchetti da 1.000.000 fino a 8. Proviamo e mi presenterà l'acquisto in Epsi con parte opzioni, con la modalità di visione. Allora, fino adesso abbiamo giocato con la visuale da dietro, proviamo la visuale paraurti, lingua, visione a sovraimpressioni, tachimetro, lo mettiamo in chilometri orari, di default è impostato su miglia, ma per il nostro sistema di misura è certamente meglio così, e possiamo anche azzerare tutti i progressi fatti fino ad adesso. Possiamo accedere agli altri giochi, vedere bene la politica della privacy, licenza, condivisione info, termini, eccetera. Allora, comandi. Viene visualizzata questa finestra con queste due opzioni, la prima per sterzare e la seconda per inclinare, sotto il grado di sensibilità che si modifica con più oppure meno un grado. Vediamo ancora comandi, derapata, tieni premuto il lato destro della macchina, altresì tocca il lato sinistro per frenare, mentre invece il nitro uno sweep verso l'alto molto. Sono però forzato ad acquistarne una. Vediamo velocità, una tacca e la seconda è semitrasparente, accelerazione 2, maneggevolezza 2. Vediamo la prima. Beh, direi che nonostante la lancia integrale piace di più questa. Ok, vi dicevo della visualizzazione da davanti il cofano rispetto a da dietro la macchina. Adesso stiamo vedendo quella che abbiamo cambiato prima dalle impostazioni. Come ogni cosa ha dei pregi e dei contro, come il fatto che non riesco a vedere macchine laterali oppure immediatamente dietro. E su questa immagine, ovviamente rimanendo sempre disponibile per domande nei commenti, io vi do l'arrivederci al prossimo video in YouTube per androida.it.